Ma lei come vede oggi la trilogia di Kill Pig? Guardi, le posso dire che è stata una gran fatica. Associazioni di genitori, istituzioni cattoliche, forze dell'ordine e la burocrazia giudiziaria hanno cercato in tutti i modi di bloccare questa trilogia. Veniva considerata di cattivo gusto, quando invece era solo libera. Libera da produzioni asfissianti, da direttive rigide e da una moralità ipocrita. È vero che ci sono stati atteggiamenti di persecuzione? Sì. Per anni hanno cercato di distruggere i girati, cosicché fui costretto a nasconderli, anche in luoghi non proprio consoni alla perfetta conservazione. Alle volte me li portavo in giro nelle tasche del mio cappotto. Cosa si aspetta dal pubblico una volta che questa trilogia è stata, diciamo, sdoganata? Mi aspetto che il pubblico si diverta e che possa comprendere appieno che nel mondo in cui viviamo vale la pena di dire le cose come stanno, senza quella sensibilità che spesso è soltanto di facciata. Ma dire le cose con una pura, semplice, dirompente iniezione di cinismo. Perché lei fa tutto questo? In fin dei conti, io sono solo curioso di oltrepassare soltanto dei limiti. Ecco, solo curiosità.